Il tour dei candidati precedenti alla Regione Abruzzo non si ferma. Quest'oggi hanno incontrato i liberi professionisti dell'Abruzzo, che hanno avuto una forte crescita nel contesto occupazionale europeo. Ma solo in alcuni paesi, Germania e Italia in primis, la crisi economica indotta dalla pandemia ha comportato perdite significative tra i liberi professionisti, e nel nostro paese sono calati di circa 53.000 unità, per non parlare dei giovani. Per questa ragione Confprofessioni Abruzzo ha chiesto un incontro ai candidati Marco Marsiglio e Luciano D'Amico. Intanto, con i fatti, una delle prime leggi che il Consiglio regionale ha approvato sotto il mio mandato è stata quella sull'equo compenso, cioè il riconoscimento ai professionisti del diritto ad essere pagati in maniera congrua e di non dover essere sfruttati come spesso avveniva e in qualche caso continua ancora ad avvenire nonostante le norme, anche nelle pubbliche amministrazioni che chiedono prestazioni gratuite o sostanzialmente gratuite, comunque molto al di sotto del loro valore. Altrettanta sensibilità l'ha dimostrata Giorgia Meloni con il suo governo, perché a livello nazionale la legge sull'equo compenso è stata approvata con la legislatura attuale. È un fatto che dimostra la differenza tra la centrodestra e la sinistra, perché la libera professione è per antonomasia vicina ai nostri valori, al nostro modello di società fondata sulla sussidiarietà orizzontale, sulla libera iniziativa, sulla libera professione appunto, mentre c'è chi evidentemente ha sempre privilegiato il rapporto di lavoro dipendente, sindacalizzato, vede il professionista come e lo perseguita a volte come il classico potenziale evasore fiscale da tenere sotto una rigida pressione, cosa che ha comportato adesso anche nel corso degli ultimi decenni il sostanziale impoverimento di una categoria che una volta poteva essere considerata quantomeno ceto medio. Dirò che queste categorie sono davvero il motore per il rilancio della crescita economica dell'Abruzzo. Sono loro che sono in grado di fertilizzare un territorio che è decisamente pronto ad accettare le sfide che un futuro sempre più denso di minacce ma anche ricco di opportunità ci offre. Noi dobbiamo cogliere queste opportunità. Assolutamente dobbiamo evitare che ci possa essere questa sensazione, creando le condizioni perché le professioni e le categorie professionali possano trovare nella politica regionale che la Regione Abruzzo con noi intenderà realizzare motivo per aggiungere quel valore aggiunto non solo alla propria professione ma io direi all'intera comunità regionale. Qualcuno dice sempre meno iscritti. Questo sì, è vero, perché c'è da considerare il calo demografico, c'è da considerare a volte una non chiara presentazione delle opportunità, delle possibilità che vengono offerte. E io credo che si debba insistere nell'illustrare, nello spiegare come è possibile realizzare un proprio progetto, e su questo sono fiducioso riusciremo a farlo.